raccolta a Teramo la Notte Bianca dei Licei Economici Sociali, un'iniziativa che unisce a distanza tutti i LES a livello nazionale. Laboratori, workshop, animazioni e spettacoli con iniziative volte a promuovere i temi dell'economia, dell'educazione civica e finanziaria, per informare i cittadini su come gestire e programmare le risorse finanziarie personali e della propria famiglia, nonché capire come educare i più piccoli approfondendo i temi del risparmio, degli investimenti, delle assicurazioni e della previdenza. Il progetto ha previsto che per ciascun istituto personalizzi la giornata con le proprie iniziative sul tema dato ogni anno, tenendo ferma la scelta comune di coinvolgere soprattutto gli studenti che sono i veri protagonisti dell'evento. Oggi è la giornata dei LES ed è un'iniziativa comune a tutti i licei economico-sociale presenti in Italia. In questa giornata si andranno a sviluppare i temi più importanti per quanto riguarda il nostro indirizzo, come l'economia, il diritto e l'educazione civica. In questa giornata tutti i licei economico-sociali si riuniranno, anche se virtualmente, per appunto esporre i temi per il quale abbiamo scelto questo indirizzo, che ci andranno anche comunque a dare delle idee sulla facoltà universitaria da intraprendere. Per noi studenti questa giornata è molto importante in quanto approfondiamo dei temi svolti anche in classe, quindi il diritto, l'economia, l'educazione civica e della finanza. Ogni anno viene trattato un tema diverso e in base al tema trattato ogni istituto, diciamo, che personalizza le proprie serate a livello diverso, con degli effetti particolari. Territorio e territorializzazione, la scoperta delle nostre radici è il tema del 2022. La Notte Bianca dei LES intende essere anche un modo alternativo e innovativo di fare scuola, di vivere insieme gli spazi trasformati per l'occasione in sale di incontro e di spettacolo e animati da tutta la comunità scolastica che si apre al territorio. È importante, io ho detto grazie al dirigente che l'ha promosso, perché parla di storia, perché prima di fare ricerca scientifica, di scoprire fantascienza, dobbiamo conoscere la nostra storia, le nostre origini, le nostre tradizioni. Uno dei miei slogan è: chi non ricorda non ha futuro, e deve essere così per ognuno di voi. Io lo dico, è come se fossi sindaco di Notaresco, no? Sono sindaco di Notaresco e appena insediato compravo una flotta di aerei. E uno mi diceva: tu o non sei mai nato a Notaresco, o non sai la storia di Notaresco, perché non ho un aeroporto. Ecco, questo è importante anche per le scelte che dobbiamo fare noi nel futuro. Io mi arrabbio ogni tanto con il Parlamento, no? E dico: questi non hanno mai vissuto in Italia, perché fanno leggi, sembra che sono degli extraterrestri, perché non conoscono il nostro paese. Ecco perciò l'importanza di oggi, della storia, è di rimanere sempre se stessi. Ecco la sfida per il futuro ai giovani: rimanete quello che siete, solo così vincerete le sfide del futuro. La scuola ha organizzato un evento secondo me molto interessante ed era giusto che l'ambito territoriale accompagnasse questo evento. Si parla di economia, di società e di territorio, una triade che va valorizzata affinché si possano realizzare gli obiettivi dell'Unione Europea per la costruzione di una economia che sia equa, sostenibile ed inclusiva. È necessario quindi una educazione concreta delle giovani generazioni rispetto a queste tematiche e a questi concetti. È fondamentale che lo studio dell'economia, lo studio della storia, lo studio della geografia diventi uno studio del territorio inteso come comunità e dell'uomo in generale, per la riscoperta di un connubio tra individuo e collettività. I bisogni dell'individuo devono essere intercettati dalla comunità e dalla collettività affinché siano soddisfatti, proprio in ossequio alla carta fondamentale dei diritti che è la nostra Costituzione. Ormai la storia anche dei convegni, degli eventi, delle iniziative ci dimostra che soltanto se c'è una coprogettazione e una condivisione che parta dal basso, che parta dagli studenti, da chi vive le cose e la scuola ogni giorno, si ottengono poi risultati concreti e duraturi.
dobbiamo evitare che concetti importanti poi vengano sviliti nella prassi. Questo è possibile soltanto se i giovani, che non sono i futuri cittadini del mondo, ma sono i cittadini di oggi, interiorizzino il concetto della responsabilità, che è anzitutto un'abilità a dare delle risposte, e questo si impara tra i banchi di scuola, proprio nella relazione d'aula, che è un microcosmo di storie, di vissuti, di problemi, ma anche di tante gratificazioni. Oggi, come sappiamo tutti, è la giornata dell'Est, la giornata dedicata ai licei economici sociali, che è un fiore all'occhiello del nostro territorio perché è l'unico liceo economico sociale che esiste a Teramo. Questa è una giornata dedicata a voi studenti e il tema scelto quest'anno è proprio territorio e territorializzazione, e dallo scopo questa giornata formativa appunto di portare voi studenti alla conoscenza della storia del nostro territorio per poi poter investire su quelle che sono le ricchezze che il territorio ci offre e quindi cercare di valorizzarlo dal punto di vista economico, sociale, culturale, giuridico, da ogni punto di vista. Questo è il taglio che è stato dato alla giornata nella mattinata. Nel pomeriggio avremo invece un taglio più culturale, dove voi studenti andrete nei luoghi di interesse della città insieme allo storico Luigi Ponziani per conoscere appunto la storia del nostro territorio. Quindi faremo una visita al Duomo, al Castello della Monica, all'Anfiteatro, alla Biblioteca Delfico, e per conoscere anche quelli che sono i siti della nostra città e che comunque vanno conosciuti. Sicuramente oggi viviamo una situazione di scenario molto difficile, perché ci sono stati degli accadimenti esterni negli ultimi 3 anni che ovviamente hanno cambiato fondamentalmente lo scenario di riferimento sia delle imprese che ovviamente dei cittadini e anche dei ragazzi. Però ecco, quello che oggi ho voluto trasmettere ai ragazzi è la necessità che loro si dotino di strumenti, quindi partendo dalla scuola ma poi all'università, di strumenti di conoscenza, di cultura, che poi li mettano in condizione di poter essere flessibili all'interno del mondo del lavoro e adeguarsi ai cambiamenti molto veloci che si stanno determinando anche dal punto di vista delle professionalità. Oggi sono richieste professionalità che solo qualche anno fa non esistevano, quindi i ragazzi devono avere una base culturale, una preparazione di base che consenta loro poi di rispondere alle esigenze delle imprese in un mondo che cambia veramente molto velocemente. Ci vuole spirito di adattamento e bisogna essere, ecco, la necessaria flessibilità mentale, nel senso che oggi si può scegliere anche una specializzazione dal punto di vista universitario, ma non è detto che quella specializzazione servirà per lavorare in quel mondo. Più si è flessibili, più si è indotti al cambiamento e più si avrà possibilità di entrare nel mondo del lavoro e fare il lavoro che piace poi fare nella vita. Sicuramente non è cosa semplice investire in un territorio problematico come può essere un po' l'entroterra teramano, ma anche il periodo storico che ci riguarda, quindi dal Covid alle guerre che ci sono nel giro del mondo. Però quando si ha la passione, quando si ha la costanza, quando si ha la perseveranza di credere in un qualcosa di più, poi tutto è possibile. Noi siamo partiti per gioco tanti anni fa recuperando un vecchio vitigno che è il vino Montonico e a Bisenti in provincia di Teramo, e negli anni ci sta dando i suoi frutti, quelli che speravamo ovviamente. Di strada ancora ce n'è tanta da fare, però la strada è quella giusta, diciamo. Ecco. Ho visto una platea di ragazzi interessati e come diceva il direttore della Camera di Commercio, qui in questa sala ci sono tanti imprenditori del futuro.
Beh, quello è importante, sapere che c'è qualcuno che ha ancora voglia di investire nel nostro territorio, e spero che loro lo facciano. Su un territorio che è dedicato al mio settore, è meno vocato rispetto ad altri territori in giro per la nazione dove si fa molta più ricerca. Io sono partito appunto da una difficoltà anche interna al mio stesso territorio, e da lì ho fatto però, ho cercato di riportare a casa tutto quello che era il mio bagaglio, quindi che mi sono fatto andando ad analizzare tutte quelle criticità che secondo me ho riscontrato in altre situazioni, in altre aziende in giro, non solo per la nazione ma anche all'estero, e ho fatto appunto un mio elaborato dove ho appunto messo in pratica tutto quello che riguardava appunto queste criticità, sempre appunto secondo me, e ho diciamo adottato un protocollo mio interno, e oggi appunto mi ha reso famoso in tutto il mondo. Una delle prime cose sicuramente che oggi c'è bisogno di umiltà, di coraggio, che poi si tramuta sicuramente in una grandissima creatività e la voglia. Poi sicuramente ognuno di noi ha una passione dentro, ha un interesse proprio di metterlo in pratica, di non mollare mai, quindi la resilienza è fondamentale, e di cercare appunto di dargli anche un risvolto economico per cercare di emergere tra tutta appunto la massa che oggi circonda nel mondo, e quindi avere una propria strategia vincente, e quindi come vantaggio competitivo sicuramente, anche quella è una parola molto importante. La notte bianca dell'ES, che ricordiamo comprende tutti i licei economico-sociali a livello nazionale, come riferito da alcuni studenti, è un'iniziativa molto importante perché cerca di promuovere temi solitamente poco trattati in Italia, ma molto importanti come l'economia e la finanza. Oggi siamo in un momento che c'è proprio la rinascita, anzi io vorrei dire, perché dobbiamo iniziare a mettere a frutto quello che riguarda lo studio, la ricerca, e dobbiamo iniziare a sporcarci le mani, come si suol dire, per mettere in pratica anche questa teoria, e quindi tutti gli studi che i ragazzi o comunque tutte le persone hanno fatto, e dobbiamo cominciare a dimostrare al mondo che siamo capaci, dobbiamo dimostrarglielo per la nostra nazione, per il Made in Italy.